Chiusura a tempo indeterminato di 11 strutture ricettive nella nostra provincia, tra cui rinomati alberghi a 5 stelle. Drastica diminuzione di flussi turistici che si attesta intorno al 68% tra italiani e soprattutto stranieri. Perdita di ricavi per mancati soggiorni quantificata in meno 65%. Impatto negativo sull'occupazione degli addetti stimato in meno 63% e PIL turistico in caduta libera dimezzato dal 13%. Eccole le prime gravi conseguenze del coronavirus sul settore turistico nelle parole Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, il quale traccia un bilancio degli ultimi mesi che non lascia ben sperare. Ciononostante, l'iniziativa messa in campo dall'associazione in maniera del tutto solitaria, tiene a precisare Rosano, che spiega, dopo la frenata della pandemia in maggio con l'obiettivo di ripartire, il comparto turistico e in particolare l'imprenditoria alberghiera ha avviato una massiccia campagna promo pubblicitaria affidata a volti noti dello spettacolo, del giornalismo, dello sport, della scienza, della TV. E tutto ciò mentre abbiamo continuato a pagare regolarmente e nella totalità le varie imposte e le tassazioni locali, nonostante la quasi totalità degli alberghi siano rimasti chiusi per la stagionalità e per la serrata causata dal Covid-19. Un duro colpo dopo la crescita del più 35% dei pernottamenti consolidati negli ultimi 5 anni a Siracusa e lo straordinario risultato della permanenza media dei turisti quasi raddoppiata. Rosano quindi fa appello che, dicendo che in questo periodo è legittimo chiedersi cosa abbia prodotto l'amministrazione cittadina in questi anni a favore dell'economia turistica, di quali servizi e benefici abbiano fruito i turisti dall'introduzione dell'imposta di soggiorno, come siano utilizzati gli oltre 2 milioni di euro incassati lo scorso anno dalla tassazione versata dai turisti, a quali capitoli di spesa siano destinati i corrispettivi dell'imposta che il Comune riscuoterà nel 2020 a seguito della sua reintroduzione. È possibile, chiede in conclusione il Presidente di Noi Albergatori di Siracusa, ricevere la dettagliata rendicontazione su come siano stati spesi i corrispettivi dei turisti?